Allora. Allora, con questa video lezione intendiamo spiegare come si fa l'analisi del periodo anche nelle frasi complesse. Siamo qui con Daniel. Daniel. Bene, avanti Daniel. Per Allora. fare l'analisi del periodo bisogna Cercare nel periodo i verbi o predicati e sottolinearli. Ad esempio, ho mangiato un panino perché avevo fame. Si sottolineano innanzitutto i verbi e ad ogni verbo corrisponde una proposizione o frase, perciò indico con una barra dove finisce una frase e ne inizia un'altra. La doppia barra indica la fine del periodo. E in questa frase abbiamo due verbi che sono ho mangiato e avevo e indica perciò che ci sono due proposizioni e le distingo mettendo una barra prima di perché e una doppia barra alla fine. quindi ho mangiato un panino, è la principale perché avevo fame, è la E subordinata. subordinata. A questo punto cerco la proposizione principale, cioè quella che ha senso compiuto da sola e regge l'altra o le Ad esempio. altre. Ho mangiato un panino perché avevo fame, ho mangiato un panino è la principale perché può stare anche da sola. Perché avevo fame, invece non si regge da sola. Sì, Ha bisogno. della principale dell'altra. Allora. La proposizione principale è sempre esplicita. Il verbo è di modo finito, cioè all'indicativo, congiuntivo, condizionale. Non è mai interrotta da congiunzioni subordinanti o da pronomi relativi. Può anche non essere all'inizio del periodo. Esempio, poiché avevo fame, ho mangiato un panino. E qua è già più complicato scoprirlo. Tutte le altre proposizioni sono legate alla principale da due tipi di legame. E la prima può avvenire per coordinazione, che a sua volta può avvenire per asindeto, polisindeto o per congiunzione. E la seconda è la subordinazione. La coordinazione. Le proposizioni coordinate sono accostate a un'altra frase. Restano quindi autonome sullo stesso piano di importanza con due modalità. O da un segno di punteggiatura, quindi per coordinazione e per asindeto. Esempio, era sera, il vento soffiava. O da una congiunzione coordinante, che sono copulative, disgiuntive, avversative, dichiarative, conclusive e correlative. Era sera e il vento soffiava. La subordinazione. Le frasi subordinate sono legate ad un'altra frase da un rapporto di dipendenza sintattica, perciò non possono stare in piedi da sole, non avrebbero senso. Possono essere esplicite o implicite. Il verbo è di modo indefinito, ossia infinito, participio o gerundio, così come le coordinate. Sono introdotte da una congiunzione di subordinate o da una preposizione. Ho mangiato un panino perché avevo fame e era tardi. Ho mangiato un panino è la principale perché può anche stare da sola. Perché avevo fame è la subordinata, congiunzione subordinata, ecco, perché da sola non può stare. E avevo fame, proposizione subordinata casuale esplicita. Era già tardi, proposizione coordinata copulativa esplicita. Fine della presentazione e speriamo che sia molto più chiaro adesso, dopo questo, lavoro.